E siamo qua. Ciao a tutti merdoni, come va? Spero tutto bene. Eravamo rimasti a metà strada, con la rapa più totale. Stiamo aspettando che la termite smetta di bruciare per poter bucare Drento il calò. Ma nel frattempo, dovremmo respingere un altro assalto della polizia, che tenterà di incularci con la sabbia. Siamo barricati e pronti per scatenare l'inferno. Cerco di sparare il meno possibile perché ho lasciato la sacca dei proiettili all'entrata e le munizioni sono davvero limitate. I miei compagni, invece, hanno i colpi infiniti. Figli della merda. Il mio unico modo di ricaricare è raccogliere le cartucce dai cadaveri degli sbirri. Capo baston. Esci fuori. Con di mani in alto. Ma scusa. Chi è questa persona, scusate? Qualcuno ha acceso la televisione? Ascenditi satanico. Esci fuori con di mani in alto. Ah, ma la polizia. Schifosi, non mi avrete mai vivo. Buttate le armi. Arrendetevi. Vai a fare in culo, io ho scaricato camion per 35 anni, coglione, vai a lavorare, pezzo di merda. Vai Jack, cioè, vai ping pong. Signore, provo a parlarci io con la polizia. Sì, perché penso venga dal tuo stesso paese. Magari vi capite. Pronto, polizia, pronto, ci parlerà? Sono Ping Pong, l'avvocato del capo bastone. Volevo dirle che c'è stato un equivoco. Il mio signore voleva prelevare i big money dal suo conto. Non è una latina questa. Ping Pong, please. Mi prendi per il culo. Ping Pong, che cazzo di stronzate dici? Questo adesso mi incula. Non dimenticati con la sabbia. Esatto, me ne ero dimenticato. Esatto. Ehi ma, che cazzo mi fai dire? Merdoso. Da guerra più totale. Ma sgus, cosa hai detto prego? Ho detto il simposio del metallo. Ragazzi, venite a sentire questo, non crederete alle vostre orecchie. Oh my god, anche tu conosci Richard Benson? Davara tu be piaccia. Se hai la perdura. Aio son gretora. Non posso lavorare. Sto venendo nelle mutande. Senti, facciamo una cosa. Arrenditi adesso. E noi non ti inchiriamo con la sabbia, capito? Cosa? Hai detto prendi i soldi e scappa, giusto? Grazie mille amico. No, non avete capito un cazzo. E parla. Esprimiti. Testa di minchia. I soldi rimangono qua. Trallallero, trallallà. Non hai capito un cazzo, come al solito. I sordi, me li porto via con me. Capito? Dita da tormentare. I sordi non escono da qui. Capito? Abbiamo secondato l'edificio. Non avete via di fuga. Non abbiamo via di fuga, ma abbiamo via di figa. Non abbiamo via di fuga, ma abbiamo via di figa. Non capisco. Esprimiti meglio. Allora, ti spiego meglio. Hai una sorella? Sì. Ok, prendi appunti. Ed è proprio lì che entreremo. Quella si chiama Via di Figa. Hai capito ora? Any second. Il mio collega dice, ogni secondo. Ma non so a cosa si riferisce, mi dissocio da ogni cosa. Sono perso, per favore mi spiega. No, vai in muna, tra poco devo bucca a Drento il cavò e se provi a fermarmi, saranno involtini tuoi. Finalmente ha finito. Wolf vieni con me. Guarda che roba, che macello, che schifo. Ops, ho sbagliato strada. Madonna, guarda, i big money, I want big money. Madonna che paradiso verde, allora animali, voi copritemi, che io imbusto il grano. Guardate che roba, solo con una mazzetta di questi, puoi vivere di rendita per 6 mesi. Figuratevi quanto cazzo c'è qui. I miei occhi a mandorla, si stanno illuminando. I want big money. Se fai il brado, ti costruisco una casa tutta tua nel mondo 5, ok? Così non dovrai più dormire in mezzo alla merda. Signore, lei è troppo buono con me. Grazie. Figa, mi fanno male le mani, ci sono ancora 4 tacconi da imbustare. Mi sento una cassiera dell'Esselunga, mannaggia alla scorticata. Signore, gli sbirri stanno per aprire la porta di sicurezza. Teneteli lontani, qua dentro ho quasi finito. Mi mancano 2 pacchi e mezzo. Guarda quanto grano. Ma sgus, chi va là? C'è Nishu? Inculatevi merde. Ed ora, fermate il culo per qualche minuto.
signore e signori, è con grande onore e grande godimento che vi annuncio lo sfondamento dei 45.000 iscritti. Grazie davvero di cuore per questo risultato allucinante. Non vi ho mai chiesto di mettere pollici in su, né di cliccare i video nei preferiti, figuriamoci se vi chiedo di condividerli con vostra nonna su Facebook. E sono proprio questi i motivi per cui vado fiero di questo risultato, ma ora basta farci le seghe a vicenda, dobbiamo uscire da questa fogna. Oxton, faccia di troll, vai avanti tu, tanto anche se ti ammazzano, ridi. Questa battuta era belli, cazzo, un bulldozer. Questi stronzi sono corazzati e ti sparano fucilate letali in faccia. È un po' come il tank di Left 4 Dead 2, per avere la meglio, tutta la banda deve tenerlo sotto pressione, sparandogli tutto un continuo, finché non cade. Affrontare questo stronzo da soli significherebbe la morte. Forza ragazzi, in marcia. Dobbiamo farci strada fino al primo piano. Signore, dovete salire al primo piano e posizionare tre cariche di C4. Copritemi cazzo, mi sparano da ogni lato. Cosa hai detto? Quattro cariche di C3. No no signore, tre cariche di C4. Ok puttanelle, diamoci una fottuta mossa, forza, dobbiamo passare per l'entrata principale. Questi con lo scudo sono anche loro dei rompicoglioni, ma molto meno potenti del bulldozer. E poi ci sono quelli con il taser, che sono i più pericolosi. In pratica sono degli stronzi, che ti immobilizzano con la scossa elettrica. È proprio come in Left 4 Dead 2, quando vieni preso da un infected, l'unico modo di liberarti sono i tuoi compagni. Dai che siamo arrivati alle scale, manca poco, muovete il culo, ricchioni. Oxton, muoviti, non masturbarti con il postal market. Signore, sono appena partito con il furgone per l'estrazione, muovetevi. 2 minuti e sono da voi. Ricevuto. Sto piazzando le cariche, state lontane dal muro. Ovviamente copritemi e... era inutile dirlo, ma con gente come voi, è meglio specificare. Via via via, che salta tutto qui. Me tocca fuggi. James, testa di cazzo, spostati da lì. Ma vai in mona. Ok ragazzi, abbiamo superato il punto di non ritorno, abbiamo 2 minuti per fuggi. Ci sono degli sbirri su questo piano. Signore, mi sono collegato a YouTube ed ho visto alcuni video di Diablo 3, c'è gente che lo ha già finito. Dura solo 6 ore. Mi prendi per il culo? Tu mi vuoi dire che ho aspettato 11 anni in attesa del terzo capitolo e dopo solo 6 ore finisce il gioco? Signore, la vita è dura per tutti. La modalità online, almeno, funziona bene. Signore, l'Ellore 37 ha colpito ancora. Ci sono ancora persone che non riescono a connettersi a battle.net. Ne parliamo dopo, dimmi dove FIBA devo andare. Signore, sempre dritto, poi gira a sinistra. Sarò lì tra 10 secondi. Oh cazzo. Lo stronzo con il taser. Via 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 via, agagag non mi hai preso, taserizzati le palle. E siamo qua. Abbiamo portato a casa un bel po' di grano. Queste, ovviamente, sono le statistiche di fine livello, che vi riassumeranno l'esito dell'operazione. E siamo pure saliti di livello, sbloccando il fucilozzo. Se giocato in multiplayer, questo gioco spacca di brutto. Attenzione, warning. Stavo riguardando la prima parte della rapina, e per caso mi sono accorto che, il mio personaggio, ad un certo punto, dice una cosa inquietante. Guardate, e ascoltate. Terribile. No sudden movements. No sudden movements.